Eccomi qua ragazzi in questo nuovo test mode, sono felice di essere tornato in questo tipo di video, anche se non sono contento di questo caldo afoso che veramente ti massacra, cioè anche se hai ventilatori a manetta è sempre caldo, fai un qualsiasi cosa sudi, anche star fermo qui a fare qualcosa sudi, cioè non riesci a fare praticamente nulla senza sudare come un maiale. A parte questo sono qui tornato per farvi qualche test mode, visto che ci sono poche mode quindi ne avrò sì e no 2-3. E quindi approfitto per fare questi video, dato che possono sempre tornarvi utili, dato che io cerco sempre di fare video di mode decenti e darvi qualche informazione in più di tipo, non so, mettervi il sito di tal mode, in realtà sito di tal persona che ha fatto questo modo qua, insomma cerco sempre di farvi video in cui, per quanto io possa essere impedito nel parlare, nel spiegare le cose, nell'intrattenere, io cerco sempre magari di fare le cose fatte al meglio, ecco. Cerco sempre di evitare di fare test mode di cose che fanno schifo, quindi evito schifezze, tipo edit di mezzi originali con tre robette in croce, edit di mode già fatte a cui cambiano solamente tre robe e dopodiché le mettono in giro. Quindi cerco sempre di farvi video su cose decenti e non cazzate. In questo caso ho una bella mod, c'è cioè questo crosetto SPL 180, questo spandi letame due assi della crosetto, che ha anche le sponde in legno, quindi bestia. Creato da STV Modding, ce l'aveva in versione beta da un bel po' di mesi, e finalmente l'ha rilasciato insieme ad altri mod che ci sono nella sua pagina. Ad esempio una Bossini da attaccare al camion o con ralla, cioè da trasporto liquame come ad esempio la Bottega Cote Garant, quella da camion. Serie 90 con il 115, 130, 140 barra 90 e il T7 e l'Axion 530 da sistemare. Se ho dimenticato altro, chiedo scusa. Come potete vedere, è fatta molto bene. Potete decidere che tipo di pneumatici montare, che tipo di cerchioni. Faccio vedere un attimino qui in velocità. Ecco qua, vedete, potete montare le gomme standard, Allianz Flotation, gomme larghe, gomme strette. Cerchioni, potete montare questi tipi, questi quattro colori di cerchioni e ha gli assali dinamici e i tubi dinamici, quindi ottimo. Guardando in sé è veramente ben fatto, vi manderò, metterò anche il link qua della pagina della Crosetto che fa rimorchi e anche spandiletame da quello che ricordo. Cioè vedete, in sé il modello non è fatto neanche tanto male, veramente ben editato, ben modellato, tutto quanto, quindi c'è. Non sono le classiche mode fatte da cani. Sì, vabbè, magari qui uno potrebbe dire, ma è fatto malissimo qua. Vabbè, non importa. Però almeno diciamo che è un modello vero e non il classico modello di quelli presi e modificati tanto per far assomigliare. Adesso vi faccio vedere un attimino cosa c'è di bello. Animazioni, roba varia. Non ha alcuna animazione, né qua né esterna. E vabbè, qua tutto quanto i tubi dinamici, tutte quante le parti idrauliche che riguarda il sollevamento della paratia posteriore. Vedere un attimino anche tutte quante la parte illuminazione. Ecco qua, vedete questo qui. Frecce, quattro frecce, retromarcia che non va, non si vede. Non so il perché. Freni, vediamo se funzionano i freni. Sì, ok, funzionano i freni. Andiamo a casa con le frecce. Adesso andiamo in campo così lo provo e vi faccio vedere un pochettino come si comporta. Tanto qua vedete anche all'interno qua tutta quanta la parte diciamo dei nastri a catena, la scheletta per salirci sopra. Le sponde qua non so se siano sponde supplementari o siano proprio sponde standard, però io penso di no. Ma comunque poi vedo di vedere sul sito della Crosetto, poi ditemi anche voi nei commenti se sono sponde supplementari o meno. Adesso io vado a casa, che è un altro modo da presentarvi, da farvi vedere che è una mod secondo me molto molto utile. Intanto qua abbassiamo il piantone perché sennò faccio fatica a guidare. Allora eccomi qua arrivato a casa e visto che ci sono, insieme allo spandiletta mi presento anche questa mod molto utile, secondo me è veramente azzeccatissima in certi casi. In questo caso io devo fare questo test mod qui, ho bisogno di letame subito senza dover per forza avere mucche e fare tutto tran tran per avere un po' di letame. E ho semplicemente preso questa mod qui che praticamente vi permette di posizionare questi oggetti posizionabili un trigger per l'acquisto del letame, è manual shop praticamente. Potete posizionare dove volete, avete anche ad esempio anche le luci per poter illuminare il vostro letamaio così da evitare di finirci dentro. Avete questo qui quattro lampade, cioè sono due pali con due luci a testa.
Oppure c'è la versione con 7 lampade, che praticamente sono due pali con uno che ha due luci, l'altro invece ne ha 5. Questo prima per illuminare il vostro lettamaio e per evitare che ci finite dentro per sbaglio. Per poter caricare il lettame in questo modo, che avete bisogno della Fill Trigger Tools. Questo mod qui insieme al Manual Shop lo trovate nel sito ufficiale, quindi basterebbe semplicemente cercare questi due mod qui, siete a posto. Tranquilli, vi metterò il link in descrizione, quindi se non lo trovate perché boh, ve lo metto direttamente in descrizione, quindi potete tranquillamente utilizzarlo. Trovate il link del crosetto, link del lettamaio qua e link delle pale apposta. Potete trovare i nastri trasportatori pa per pale gommate e anche per telescopici e per trattori con caricatore frontale. Questo qua praticamente mi avvicino, premo R e mi si riempie la pala. Questo caso avrei preferito magari fare un sistema in cui potevo tranquillamente inforcarlo io, ma va bene. 79 euro per 6.000 litri, quindi è che non è male. Adesso io qua riempio il carro spandilettame di un pochettino di litri, giusto per poter fare un test mode fatto bene. E ci vediamo tra poco. Eccomi qua arrivato in campo, il crosetto contiene 15.500 litri per una larghezza di spargimento di 10 metri, quindi non è male. Andiamo B e inizia a smerdare il campo. Una cosa che forse, vabbè, a mio parere personale non è proprio tanto reale sarebbe il fatto che il posteriore si apre un po' troppo velocemente. Io avrei fatto un'apertura leggermente un po' più lenta, dato che è una cosa idraulica, quindi non è che è una cosa istantanea, bisogna che prima lo arrivi e faccia il suo effetto, non che subitissimo si apre appena premo il tasto, ma comunque va bene, non è una cosa tanto grossa come problema. E magari aver aggiunto qualche funzione del tipo, non so, X dispiega, spandi l'etame, B accendi, come ad esempio sui Flieg, ma ripeto, non è una cosa essenzialissima, ma è solamente una cosa per rendere il tutto un pochettino più diciamo, non so, completa, ecco. Comunque allora, per chi di voi volesse avere un spandiletame italiano, due assi, finalmente ce l'ha. E niente, magari farà forse qualche aggiornamento per quanto riguarda alcuni problemi che potrebbe magari altre persone trovare, o potrebbe trovare anche lui stesso, e quindi non lo so. No, vi aggiornerò magari in qualche video se ci sono novità. Ovviamente intanto per fare una specie di piccola parentesi, giusto per informarvi un attimino su un po' di cose. E niente, in descrizione vi lascio link del crosetto, link della pagina ufficiale del crosetto, per vedere che altre cose che fanno, dei primordi spandiletame, altre cose che non so, e ovviamente anche link del Manor Shop e degli accessori per poter caricare il letame, per poterlo caricare e comprarlo. Quindi niente, il caldo qua mi sta uccidendo perché sto sudando come un letamaio e mi sto squagliando perché ho anche tutto quanto chiuso per evitare che la gente mi possa disturbare. Niente, al prossimo video, che sarà, non lo so, ma c'è qualche bella roba da farvi vedere. Cercherò sempre di fare video fatti bene, in modo da informarvi il più possibile su ogni singola cosa che presento. Se poi sbaglio qualcosa sappiate che sono purtroppo cose che possono capitare, quindi non mi fucilate. E niente, alla prossima, ciao ciao!